Allora, beh, si vedrà già cosa succede domani e poi cosa succederà per il G20. Il nostro scenario di base è che usciremo positivamente dalla crisi, almeno a corto termine, e quindi per questo abbiamo fatto gli investimenti sui paesi periferici, sui titoli di Stato dei paesi periferici come Italia, Spagna, Irlanda e sui bancari anche. Quindi il grosso delle nostre esposizioni sono sul rischio Eurozona, anche se via l'obbligazionario che è meno rischioso delle azioni. Però siamo globalmente positivi su una risoluzione a corto termine della crisi e che non finiremo su una crisi del tipo sistemico e si riuscirà a mettere almeno un tampone di corto termine. Sì, chiaramente tutte le attività finanziarie a rischio, soprattutto che contengono rischio Europa, sono state molto vendute. Dipende poi da quello che succede. Se veramente avremo una crisi sistemica, il mercato ha avuto ragione, ma non è il nostro scenario. Beh, dipenderà molto da quello che succede in questi giorni, proprio domani o per il G20 inizio novembre a Cannes. Il nostro scenario è che ci sarà un avanzamento sulle problematiche, su una soluzione a corto termine della crisi, sia anche sulle soluzioni a medio termine, che però non saranno sufficienti, non basteranno. Quindi avremo probabilmente, noi pensiamo che avremo un abbassamento della volatilità, un abbassamento del rischio, sulla percezione del rischio sulla zona euro, però non risolverà questo tutti i problemi sul lungo termine, cioè bisognerà fare di più, ci vorrà un po' più di tempo, però che la mina vagante della crisi sistemica globale, questa probabilmente speriamo e pensiamo che sarà tolta da questi vertici, che si riuscirà a togliere grazie a questi vertici europei. Allora, sulle azioni, c'è stato un rimbalzo perché sono state molto, si pressava, il mercato pressava praticamente una nazionalizzazione o fallimenti. Qui c'è stato un rimbalzo, su un'ottica di medio termine, l'azionario sui finanziari, noi non siamo, sono abbastanza prudenti perché effettivamente pensiamo che vista la situazione della crisi sarà obbligatorio di passare in una ricapitalizzazione, poi dipenderà dai singoli istituti, dai singoli istituti avranno bisogno di avere ricapitalizzazioni, un intervento degli stati, altri no, però è chiaro che il sistema bancario dovrà essere rinforzato e quindi ci sarà sicuramente una riduzione più o meno importante di diversi istituti. Siamo più positivi sul fronte degli obbligazionari, dei titoli finanziari.